Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. Nostro Padre, tu ci hai riuniti e noi siamo qui per dirti il nostro grazie e per cantare insieme la tua lode. Ti lodiamo per tutte le cose belle e grandi che hai creato per noi e per la gioia che metti nel nostro cuore. Ti benediciamo per il sole che illumina il giorno e per la tua parola che è luce per la nostra mente. Ti ringraziamo per i campi, mari e le montagne, per gli uomini che abitano la terra e per la vita che abbiamo ricevuta da te. Per questi segni meravigliosi del tuo amore, cantiamo con gioia la tua lode. I cieli e la terra sono pieni della Padre buono, tu vegli sempre su di noi e non ti dimentichi mai di nessuno. Per liberarci dal peccato e non lasciarci soli a lottare contro il male, hai mandato il tuo Figlio Gesù, nostro Salvatore. Egli passò in mezzo a noi facendo del bene a tutti. Guariva i malati, rendeva la vista ai ciechi, perdonava i peccatori, accoglieva i fanciulli e li benediceva. In Gesù abbiamo conosciuto, oh Padre, quanto è grande il tuo amore per tutti gli uomini, e ora mostriamo nel canto la nostra gioia. Padre buono, innalziamo a te la nostra lode con la tua Chiesa su tutta la terra, con il nostro Papa Paolo e il nostro Vescovo. Insieme con la Beata Vergine Maria, con gli Apostoli, con gli Angeli e con tutti i Santi, cantiamo in coro l'inno della tua. Padre Santo, per dirti il nostro grazie, abbiamo portato sull'altare il pane e il vino. Manda su questi doni il tuo Santo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Così ti potremo offrire quello che per tuo amore ci è dato in dono. Nell'ultima cena, con i suoi apostoli, prima di morire sulla croce, Gesù prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete
e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie. Lo diede ai suoi apostoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Poi disse loro: fate questo in memoria di me. Ora, Padre, facciamo quello che Gesù ci ha comandato. Ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza, e annunciamo la sua morte e la sua risurrezione. Accogli, ti preghiamo, con l'offerta di Gesù, l'offerta della nostra vita. E noi, Cristo è morto per noi, Cristo è risorto. Vieni, Signore Gesù. Padre, che tanto ci ami, fa che possiamo ricevere il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore, perché uniti nella gioia dello Spirito Santo formiamo una sola famiglia. Guarda con bontà i nostri genitori, i nostri fratelli e i nostri amici, coloro che lavorano, coloro che soffrono, noi qui presenti e tutti gli uomini che sono nel mondo. Accogli, Signore, i nostri morti nella gioia del Paradiso. Davanti alla grandezza del tuo amore per noi, o Padre, sempre ti lodiamo e ti ringraziamo. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.